Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio fare un video un po' particolare e realmente non ho idea di come intitolarlo per far capire il concetto. Mi sono state fatte tantissime domande per quanto riguarda l'avvicinamento, cioè come arrivare al carico, perché avete visto che ogni tanto ho utilizzato dei ramping, ogni tanto delle serie di warm up, ogni tanto feeder set, quindi ok, ipotizziamo questo, lavoro sulla pressa, è comoda la pressa perché ultimamente la sto facendo, mi sto segnando la progressione di carico, la condivido spesso su Instagram, quindi le domande sono prettamente su quello, sono diventato un pressa boy praticamente, faccio soltanto quello, pubblico solo quello, però realmente parliamo della pressa. Ok, voglio arrivare alle mie serie allenanti, ok? Mi approccio a questo mastodontico esercizio, questo compound. Come inizio ad allenarmici? Come strutturo il warm-up? Come strutturo l'avvicinamento? Quali sono le serie allenanti? Ci sono tantissimi metodi differenti, tantissimi approcci differenti che sono stati utilizzati, proposti nella storia, diversi metodi di allenamento, eccetera. Quindi cerchiamo di capirli e cerchiamo di vedere insieme quali sono i benefici, i pro e i contro. Allora, primo metodo in assoluto è il ramping. Primo metodo in assoluto, non so perché l'ho detto, comunque il primo che analizziamo è il ramping. Che cos'è il ramping? Ipotizziamo di voler fare una serie, lavorare sulle 8 ripetizioni, ok? Quindi voglio arrivare a cedimento sulle 8 ripetizioni. Il ramping è semplicemente uno schema tale per cui io inizio con un carico basso e inizio sin da subito a lavorare sulle 8 ripetizioni. Quindi faccio la prima serie con un carico basso con 8 ripetizioni, aumento un po' il carico, ne faccio un'altra da 8 ripetizioni, aumento il carico, ne faccio un'altra da 8 ripetizioni, aumento, ne faccio un'altra da 8 e continuo fino a due diversi gradi di cedimento che posso identificare. Uno, fino a raggiungere il cedimento sulle 8, ossia so che con quel carico la nona ripetizione non sarebbe mai uscita. Tra parentesi, questo metodo è molto difficile perché è molto difficile rendersi conto che quella era l'ultima ripetizione. Nella maggior parte dei casi pensate che sia l'ultima, ma ne avevate ancora un'altra. Ok, questo succede finché non siete veramente tanto tanto avanzati. Io stesso, quando faccio lavori di ramping, magari quando arrivo già a 450 kg sulla pressa, già sento, ok, l'ottava è l'ultima. Poi faccio 475, ok, l'ottava è l'ultima. Faccio 490, ok, l'ottava è l'ultima. Faccio 500, ok, l'ottava è l'ultima, eccetera, eccetera, ok? Quindi è molto difficile capirlo, soprattutto quando si lavora con carichi alti. Ora, secondo livello di cedimento è quello che io preferisco in assoluto, che è un livello di cedimento comunque più intenso, è quando semplicemente l'ottava non esce e la state sicuri, cioè voi andate per chiudere l'ottava, scendete magari e non riuscite più a risalire, oppure fate la settima. Io vi consiglio, generalmente provatela all'ottava se avete uno spotter, però fate la settima sale veramente tribolante, dovete aiutarvi al massimo con le mani e quindi sapete che l'ottava non vi sarebbe mai uscita, ok? Quindi in questo caso io sono sicuro che sono arrivato. Allora, riguardo al ramping, le domande più classiche, quanto tempo devo recuperare? Nelle prime serie recupero veramente poco, quindi anche un minuto, 30 secondi, man mano che mi avvicino al carico inizio a recuperare un minuto e mezzo, due minuti, dipende anche dall'esercizio, perché logicamente quanto recupero una chest press, un po' di meno, quanto recupero una pressa, io verso le ultime serie inizio a recuperare 3-4 minuti, perché logicamente sono veramente mazzate che arrivano, cioè sono belle schicchere che arrivano in ogni singola serie da 8, ok? Quindi il recupero aumenta gradualmente, non voglio darvi dei numeri precisi, io inizio veramente che recupero più o meno un minuto e poi gradualmente inizio a prendermi più tempo, ma vado molto a sensazione, ok? Riparto quando sono veramente preso, che riesco a starci, anche perché se recupero poco inizio a accumulare troppa fatica e poi mi brucio troppo presto, ok? Quindi bisogna stare molto accorti. Quindi questo è il primo discorso. Secondo discorso riguarda il ramping, quante serie devo fare di ramping? Dipende assolutamente dall'esercizio. Io personalmente nella pressa faccio una serie per ogni disco per parte, ossia un disco per parte faccio una serie, due dischi per parte faccio una serie, questo mi porta a fare 12-13 serie finali. Le prime non le conto come allenanti, pian piano diventano sempre un po' più stimolanti e allenanti, e alla fine l'ultima è proprio la serie che mi va a concludere e realizzare lo schema, ok? Ovviamente quando vado a fare per esempio una chest press alla Smith in cui metto più o meno 3-4 pizze per parte, dipende dalla Smith machine, faccio magari una pizza per parte, una e mezzo, due, due e mezzo, tre, tre e mezzo, eccetera, ok? Quindi questo sempre lavorando sulle stesse ripetizioni, quindi molto semplice come schema. Quando utilizzare il ramping? Il ramping normalmente lo utilizzo quando voglio utilizzare dei schemi di accumulo di fatica. Perché questo? Perché ovviamente fare serie da 8 e continuare a lavorare sulle 8, 8, 10, 15, quello che è, mi porta ad accumulare fatica. Io l'ultima serie che faccio, se vado a cedimento sulle 8, non è un 8 RM, è un carico in realtà che è un 10-12 RM, però ho accumulato talmente tanta fatica prima che logicamente non riesco a essere performante.
Perché dovrei accumulare fatica? Innanzitutto per aumentare generalmente il tonnellaggio e il volume, quindi nelle ultime fasi del mesociclo o quando lavoro a alto volume. È uno schema che può essere interessante. In secondo luogo, per evitare di caricare tanto, e questa è una cosa che mi piace molto per le gambe, ossia quando inizio a caricare tanto per le gambe, voglio penalizzarmi un filo prima per evitare infortuni. Quindi non voglio arrivare a caricare tanto, preferisco accumulare un po' più di fatica prima. E logicamente questo va periodizzato, non è che deve essere fatto sempre così. Ok, raggiungo 500 kg di press, da oggi in poi non caricherò più tanto. No, ci sono periodi in cui faccio altri schemi che analizzeremo tra poco, però generalmente periodi in cui per non caricare tanto, magari quando lavoro un po' più ad alto volume, a fine del mesociclo, quando sono stanco, utilizzo questi espedienti per accumulare un po' più di fatica. Terzo caso, i casi in cui mi sento più stabile lavorando così. Questo per me è vero con ad esempio le spinte con manubri per il petto. Io quando le inserisco come primo esercizio utilizzo sempre il ramping, perché più o meno raggiungo in realtà lo stesso carico, non accumulo troppa fatica paradossalmente, però per via della mia struttura biomeccanica, un po' la lassità congenica, il fatto che su questa spalla tendo ad essere un po' più anteposto e intrarotato, quindi ho più bisogno di stabilizzazione da un punto di vista del sottospinato, del deltoide posteriore, dei depressori delle scapole, fare tante serie di ramping mi porta a essere molto più stabile. Arrivo più o meno allo stesso carico, in genere quando lavoro sulle 8 ripetizioni arrivo a chiudere con 52 per parte le 8 e fare cedere sulle 5-6 ripetizioni con 54 per parte, almeno l'ultima volta l'Ultraflex era così, poi speriamo che riaprano le palestre e vediamo un attimo, però mi sento molto più stabile rispetto a fare lavori di warm up che analizziamo tra un secondo. Quindi quando vi sentite di essere più stabili, vi sentite che alla fine vi dà un beneficio sull'ultima serie, allora utilizzate i lavori in ramping. Quindi questo per quanto riguarda il ramping. Ora, altro consiglio, in ultimo, quando siete neofiti o iniziate ad essere intermedi, comunque utilizzate il ramping, è lo schema che in assoluto vi permette più di capire quanto potete spingere, perché avete un chiaro indice, cioè provo a farne 8, non ne chiudo 8, ho raggiunto il cedimento, non devo stare a pensare, oddio, potrei fare il cedimento, cioè non ci sono figure mentali, cioè voi provate sempre a chiudere 8, a un certo punto non ci riuscite, è abbastanza semplice capire il cedimento, quindi è abbastanza reale capire fino a che punto spingersi. Ok, secondo schema, che è quello che generalmente il gold standard, è lo schema di warm up. Il warm up è il warm up vero e proprio, ossia ho fatto diversi video sul warm up, ho due necessità principali nel warm up: da una parte avvicinarmi gradualmente al carico, perché se mi butto sotto una pressa con 500 kg così a freddo mi spacco e soprattutto non riesco a sollevarli, quindi ho bisogno che da un punto di vista neurale io vada gradualmente ad abituarmi al carico, e in secondo luogo ho bisogno di apprendere bene lo schema motorio, che è quello che ho detto che io per esempio con le distensioni con manubri non riesco a fare facendo dei lavori di warm up. Ora, realmente nella maggior parte dei casi per il primo risultato serve un sovraccarico progressivo, quindi è una cosa che realmente posso fare anche con ramping, ma per il secondo risultato, ossia andare a sentire bene lo schema motorio, non servono così tante ripetizioni, non serve lavorare sulle 8 sempre, ma realmente nella maggior parte dei casi servono veramente 3-4 ripetizioni fatte bene, controllate, io lo schema lo apprendo. Quindi il lavoro di warm up si basa proprio sul ridurre in quanto più possibile le ripetizioni nelle fasi di avvicinamento per poter accumulare meno fatica possibile e arrivare super performanti alla serie effettivamente allenante. Quindi è uno schema di avvicinamento che rispetto al ramping non ha accumulo di fatica, o comunque ce l'ha veramente piccolo. Come farlo? Facciamo l'esempio su una chest press alla Smith, io vado a caricare 4 pizze per parte, prima serie una pizza per parte, faccio 8 ripetizioni, voglio un po' logicamente sentire lo schema e logicamente scaldarmi e creare un filo di pump. Seconda serie una pizza e mezzo per parte, faccio sempre 8 ripetizioni. Terza serie faccio 2 pizze per parte, qua lavoro sulle 6 ripetizioni, quindi inizio a scendere un filo. 2 pizze e mezzo per parte, lavoro sulle 4 ripetizioni. 3 pizze per parte, lavoro sempre sulle 3-4 ripetizioni. 3 pizze e mezzo per parte, inizio a lavorare sulle 2 ripetizioni. Poi 4 pizze per parte, faccio soltanto una singola, quindi sento il carico, riappoggio, mi preparo, aspetto 3-4 minuti e poi rivado. Per quanto riguarda, e questo ovviamente è un esempio, poi un po' si basa sulle sensazioni, magari faccio la prima da 8, poi inizio subito a lavorare sulle 6, magari inizio a lavorare su singole un po' più vicino, però generalmente è così che lavoro. Io in genere la serie prima del carico la faccio con una doppia, la serie con il carico faccio una singola, aspetto e poi vado con lo stesso carico per fare la serie allenante. Però comunque una singola con lo stesso carico la faccio perché voglio prima sentirlo, ok? Allora,
Anche qua, i tempi di recupero come nel ramping, inizio con un minuto di recupero, poi vado a diradarli. Anche se la fatica accumulata è inferiore, comunque non voglio affrettare troppo i tempi, proprio perché non voglio accumulare fatica. Quindi anche 2 minuti di recupero, se lavoro su compound come la pressa, faccio anche tranquillamente 3 minuti di recupero nelle ultime serie. Numero di serie, stessa cosa del ramping, se sto su una pressa faccio 13 serie di warm up prima di fare quella allenante, se sto sulla chest press, queste che vi ho detto, alla Smith, e viceversa dipende più o meno dall'esercizio, ok? Sugli stacchi sono tante serie allenanti, logicamente. Quindi capite che è un lavoro di ramping o di warm up, richiede anche mezz'oretta sullo stesso esercizio prima di fare le serie effettivamente allenanti, quindi non è raro fare tre quarti d'ora su un singolo esercizio ad inizio allenamento. Questo è il motivo per cui quando si inizia a essere avanzati bisogna capire bene il volume, come gestirlo. Non si può fare troppo volume, perché o sacrifico il warm up e mi faccio male prima o poi, oppure spendo tanto tempo, però a un certo punto il volume devo ridurlo e fare una o due serie allenanti effettive. Ok, una volta che ho raggiunto il carico target nei lavori di warm up, vado a fare la mia serie, in questo caso 6-8 ripetizioni, e poi eventualmente ci metto una seconda serie, un back off, eccetera. Logicamente il tonnellaggio sarà inferiore. E warm up, come detto, quando utilizzarlo, è un po' il gold standard, quando iniziamo ad avere confidenza e iniziamo ad essere intermedi e avanzati, di base conviene lavorare col warm up, perché ci permette di essere più performante sulle serie effettivamente allenanti, quindi di sperdere meno energia a parità di stimolo, ok? Ci permette di caricare tanto, di progredire molto di più, e logicamente nelle serie dobbiamo dare il tutto per tutto. Si presta molto bene ad approcci chasing the log, di cui ho parlato molto spesso. Ora, altra tipologia di approccio all'esercizio è quello dei Dorian Yates style, diciamo, degli approcci che si utilizzavano nel periodo heavy duty, ossia approcci ad intensità progressiva. Che cosa vuol dire? Facciamo l'esempio sempre sulla pressa. Normalmente inizio con una serie da magari 12 ripetizioni, poi pian piano inizio a lavorare sulle 8 ripetizioni, inizio a lavorare sulle 6 ripetizioni e faccio un lavoro simile al ramping, ossia tendo a lavorare sempre tra le 8 e le 6 ripetizioni. Come il ramping, quindi salgo gradualmente di carico finché non raggiungo un carico allenante. Ora, il carico allenante in questo caso è il carico che ha un rep range più elevato, nel senso che questa tipologia di approccio prevede di lavorare per esempio su un 15 RM, prevede di utilizzare molti drop set, tecniche di intensità, eccetera. Ossia, io gradualmente aumento l'intensità di carico, lavorando sempre su un 6-8 RM, quando raggiungo in genere un carico che sento pesante, che non deve essere un 8 RM, sulla pressa può essere benissimo un 20 RM, ok? Mi salgo gradualmente sulle 8, quando sento il carico pesante, sparo tutto quello che ho, semplicemente questo. Quindi, un esempio che ho utilizzato di recente, ho fatto un ramping sulle 8 ripetizioni sulla pressa, quindi lavoravo sulle 8, salivo, quando ho raggiunto i 400 kg ho sentito che il carico era pesante, ok? L'ho percepito come pesante. Purtroppo non... anche qua serve molta intimità dell'allenamento, è un metodo che viene utilizzato ed è stato utilizzato in tutto quel magico e bellissimo periodo in cui esisteva soltanto l'intimità con l'allenamento, non c'erano calcoli, non c'erano numeretti, era veramente un sentire, un percepire. Molti dicono quando inizi a perdere esplosività. Molti lo definiscono, ad esempio, in molti lavori di John Meadows, lui li identifica come challenge set. Quindi lavora sulle 8, quando senti di perdere esplosività fai un challenge set, ossia cerchi di sparare veramente tutto quello che hai. Benissimo, è un metodo molto interessante, io sono arrivato a 400 kg, li ho sentiti pesanti, ok, challenge set, perfetto. Quando li sento pesanti sparo tutto quello che ho e sono andato sulle 22 ripetizioni in quel caso. Quindi, logicamente, quando utilizzarlo è un metodo abbastanza simpatico perché è un ibrido. Rispetto al ramping non accumuliamo così tanta fatica, perché in realtà il buffer che creiamo è molto ampio, perché magari nel ramping, nel mio caso, arrivavo sulla pressa con 500 kg con 8 ripetizioni, mentre in questo caso arrivo con 8 ripetizioni fino a 4,70, 4,60, poi carico direttamente 400 kg e sparo tutto quel che ho. Quindi il buffer che io raggiungo, la fatica che accumulo è molto più bassa e il buffer è molto più ampio. Quindi è una schema che permette di lavorare molto molto bene. Una schema che normalmente si presta bene per dei lavori appunto ibridi, in cui voglio dare un all-out molto pesante, un all-out che sia però un po' più metabolico, quindi rispetto al ramping accumulo meno fatica, ma rispetto al warm-up non voglio lavorare sul loading set, non voglio lavorare su lavori troppo meccanici, ma voglio sparare un forte set metabolico, quindi lavorare veramente sulle 15-20 ripetizioni e sparare magari dei drop set, delle forzate. Appunto, da qua l'utilizzo del termine challenge set, è un'unica serie in cui do tutto me stesso, quindi devo arricchirla con quanta più roba posso realmente sostenere. E
il discorso di avvicinarsi non con uno schema di warm up, ma con uno schema appunto di lavoro sulle 6-8 ripetizioni, è in realtà una scelta per essere molto più stabili e molto più confidenti con lo schema motorio di quanto posso essere col warm up, perché rispetto a uno schema di warm up avrò molte meno serie di lavoro precedente, perché di nuovo lavoro sulle 8 ma mi fermo molto prima, mi fermo più o meno su un 20 RM, ok? Quindi ho meno serie, devo sfruttarlo un po' di più e lavoro sulle 6-8 per poi sparare l'all out che ho. Quindi questo è un altro schema che può essere utilizzato, è di nuovo simpatico, in genere si presta per dei top set, quindi una sola serie per quel distretto muscolare, lavoro sulle 6-8, non faccio troppe serie di avvicinamento e poi a un certo punto quando sento il carico pesante sparo veramente tutto quello che ho. Ok, altro metodo sono i feeder set. Finora abbiamo parlato e visto schemi che vanno utilizzati generalmente per il primo compound, quindi una situazione in cui mi devo scaldare effettivamente. I feeder set sono dei lavori che vengono utilizzati per compound successivi, casi in cui io sono già caldo, sono già pronto, quindi realmente non mi devo scaldare a livello muscolare, devo soltanto entrare in sintonia, in sinergia con l'esercizio. La differenza con gli altri schemi è che le serie di avvicinamento saranno poche, in genere sono 2-3, massimo 4. Sono schemi in cui salgo più velocemente col carico e faccio veramente soltanto 3-4 ripetizioni, giusto per sentirlo. Quindi per esempio ho fatto la mia pressa, vado su un hack squat, so che sull'hack squat più o meno carico 8 pizze per parte, faccio una prima serie con 4 pizze per parte in cui sparo 3-4 ripetizioni giusto per sentire bene, scendo lento eccetera. Seconda serie faccio 6 pizze per parte, quindi di nuovo scendo lento eccetera. Magari faccio 7 pizze per parte, altre 3-4 ripetizioni, poi faccio una singola con 8 pizze per parte e poi parto. Non mi devo realmente scaldare, sono già bello caldo, devo semplicemente sentire bene lo schema motorio, fare un minimo di avvicinamento. In questo caso quindi non mi serve un ramping, non mi serve neanche un warm up, ma bastano questi appunto feeder set, quindi delle serie da 3-4 ripetizioni con un ampio buffer, 2-3 ripetizioni, 2-3 set, massimo 4, e parto con le serie allenanti. Quindi un altro schema, e in questo caso utilizzarlo nei successivi compound, perché non possiamo pensare di fare ramping o warm up su tutti i compound che abbiamo, però veramente ci metteremo 3 ore e mezza in palestra. Ultimo ma non ultimo, le serie piramidali, che sono uno schema che io nella maggior parte dei casi non utilizzo perché non mi piace per niente. Sono degli schemi che portano un grandissimo accumulo di fatica e riducono veramente veramente tanto poi quelle che sono quella che è l'efficacia dello stimolo, cioè lavoriamo praticamente soltanto sul metabolico. Le piramidali sono semplicemente delle serie con aumento progressivo di carico in cui la prendo molto alla lontana, ossia la prima serie la faccio sulle 20 ripetizioni, poi una serie sulle 15, una serie sulle 12, una serie sulle 10, una serie sulle 8, una serie sulle 6, eccetera, fino a idealmente raggiungere il cedimento alla fine. In genere prendo poco recupero, si fanno con poco recupero e l'aumento del carico è progressivo. Il problema è che accumulo così tanta fatica che magari vado a cedimento sulle 6 ripetizioni, ma sto usando magari un 12, un 15 RM, proprio perché ho iniziato sulle 20 ripetizioni, poi 15 ripetizioni, 12 ripetizioni, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso sono dei lavori che portano molto lo stimolo sul metabolico, ok? Tolgono molto di quello che ci può essere di meccanico, soprattutto se stiamo ragionando su dei compound. Quindi, quando utilizzarli, realmente non ne vedo un grande margine di utilizzo, perché i benefici potremmo averli semplicemente con delle serie, con dei cluster set, con delle serie molto lunghe tendenzialmente. Togliamo molto della componente meccanica che possiamo avere proprio con dei cluster set o con degli schemi un po' più complessi a tutto lungo, e d'altro canto tendiamo ad accumulare veramente troppa fatica. Lo stimolo metabolico potremmo averlo benissimo con tanti altri schemi. Quindi il piramidale tendenzialmente a me non piace come tipologia di lavoro. Ok ragazzi, questo è tutto. Qualsiasi domanda qua sotto, come al solito, sarò ben lieto di rispondere. Se avete voi altri schemi, altri modi di approcciarvi al carico, scrivetelo qua sotto di nuovo che ci ragioniamo insieme e staremo un bellissimo confronto. Spero che sia un video che possa darvi degli spunti utili. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!